Per Paolo Piras il Salario è ancora in vita. Dopo 120 minuti interminabili, i calci di rigore ugualmente a oltranza non finivano mai, il Salario si concede l'ultima possibilità per la salvezza. Sarete a Tonara dopo la battaglia di oggi finita a due pari. Sì, andiamo a Tonara a giocarci questo spareggio salvezza, che per noi è molto importante. È l'obiettivo che ci eravamo messi all'inizio del campionato e ancora possiamo raggiungerlo, adesso siamo lì. Con una gara si era messa bene, no? Perché poi col gol e soprattutto con il gol annullato, che poteva già magari indirizzare bene la partita per voi. Sì, e allora loro hanno fatto l'1-1 nel miglior periodo nostro di tutta la partita, dove avevamo fatto due gol che a detta di tutti erano regolari, che sono stati annullati per fuorigioco. Ci siamo lasciati prendere, non lo so, dalla situazione, ci siamo fatti trovare impreparati dietro e ci hanno infilato con una verticalizzazione che sapevamo di stare molto attenti, perché ci siamo preparati tutta la settimana per queste cose. Ecco, poi siete rimasti anche in 10, eravate sotto di un gol e lì c'era lo spettro della retrocessione, poi cartellino rosso anche per loro, nel frattempo c'era Omar Frolis che inventa un bel cross e soprattutto Matteo Pandori ha inventato a sua volta un gran gol lui, quindi, di sinistra. Quindi oggi si può dire che il mister ha azzeccato anche le sostituzioni, a posto. Esatto, dalla panchina cosa ti è sembrato il gol di un ragazzo classe 98 sul quale ci hai creduto tanto? Vabbè, Matteo, devo essere sincero, ci ha abituato a queste cose, le ha sempre fatte nella sua categoria. Però, tu lo conosci bene? Sì, io lo conosco da quando è nato, quindi l'ho allenato quando era bambino, l'ho allenato da ragazzo e lo sto allenando adesso da giovanotto. Ecco, coordinarsi così, indirizzare all'angolino, al volo non è facile, hai i mezzi tecnici. Sì, sì. È un ragazzo che tecnicamente è molto bravo, quello che gli manca è ancora la corsa. Il resto ce l'ha, è molto intelligente. Tra l'altro poi ha fatto gol anche sul rigore in un momento delicato, dove se avesse sbagliato... Sì, oggi mi devo complimentare con il 98, perché devo essere sincero, il Maccioni è stato il migliore in campo in assoluto e per di più ha messo la ciliegina, esatto, sull'ultimo rigore. E Matteo 98 mi ha fatto il gol e poi ha fatto gol a oltranza sui rigori. Quindi anche ci sono anche a livello caratteriale. Ecco, una citazione particolare poi anche ad Azzeni, che ha segnato il suo rigore e l'ha parato anche al portiere avversario. È una Azzeni che, vabbè, per me non è una novità. Certo. Quando ero a San Vito era il rigorista. Certo. Per me non era una novità che gli segnasse, però è stato bravo anche a parare. E adesso cosa succede? Perché poche settimane fa avete giocato a Tonara pareggiando. Quel risultato in questo caso nel play-out vi condannerebbe. Che parità bisognerebbe fare? Beh, no, vabbè, noi lì andiamo per vincerlo, anche perché non possiamo fare diversamente. Loro hanno i due risultati, noi abbiamo il risultato, quindi ci prepareremo tutta la settimana per andare a vincere. Ecco, con Omar Flores così è un peccato lasciarlo in panchina, perché? Che cosa sta... Perché al posto di fare quattro allenamenti, Omar, meno male, perché ne un fa lavoro. Due. Non va bene per me che sono l'allenatore, però per lui che ha trovato il lavoro sono contento. Certo. Però comunque ha fatto un grande spezzone di gara. No? Grande. Vabbè, lo sapevo, l'ho visto in forma, non da adesso, già da Tonara. Certo. L'ho visto, l'ho fatto entrare, si è mosso bene. E poi Omar, non è che lo scopriamo oggi, certo, lo sappiamo quanto è bravo Omar. Un'altra settimana, giusto? Sì, un'altra settimana di lavoro e poi speriamo di rompere le righe con la salvezza in mano. Senti, invece un pensiero agli avversari che retrocedono, una gara gagliarda per loro, hanno assaporato anche la loro possibilità di fare il play-out. Sì, vabbè, lo sappiamo, purtroppo queste gare sono gare che una deve sopravvivere, l'altra mi dispiace, perché poi è una nobile decaduta come il Salargius, anche loro abituati a certi livelli, hanno fatto per tanti anni la Serie D, adesso si riparte. Io penso che, parlando anche con la società, loro sono pronti a ripartire alla grande per anche in promozione. Grazie per Paolo Piras, complimenti ancora, un'altra settimana di passione. Grazie a voi.